www.maurizioPoli.it. Ieri il Standard & Poor's 500 e il Nasdaq hanno messo a segno ennesimi record del 2024, chiudendo la seduta con un rialzo rispettivamente dello 0 e poi 5%. Ma un'altra notizia: chiusura in basso per le borse cinesi, eccezione della piazza di Hong Kong. Ma il petrolio torna sopra i 90 dollari al barile a causa delle tensioni Israele-Iran. Il taglio dei tassi sembra allontanarsi sempre di più. Insomma, un monte di notizie che invadono tutti i giorni i nostri smartphone, i nostri siti, dove ci informiamo. Ma i mercati quindi scontano, tra virgolette, le informazioni a disposizione degli investitori. I prezzi riflettono allora cosa gli investitori pensano potrebbe accadere in futuro. Ma come dice George Soros, i mercati sono intrinsecamente instabili perché riflettono il comportamento umano e questo è intrinsecamente instabile. Quindi le emozioni giocano ancora un ruolo determinante, un sentimento che si riflette poi sui mercati. Quindi l'emotività, sia quando sentiamo notizie positive, sia quando sentiamo notizie negative, influisce sui nostri comportamenti e per quanto riguarda gli investimenti nei mercati finanziari. Quindi affidarsi a dei professionisti per gestire le emozioni e pianificare il futuro. Quindi la pianificazione, la gestione delle emozioni in un mercato così complesso che stiamo vivendo da alcuni anni. Quindi gestire in primis le emozioni sono quelle che sono sui mercati, sono quelle che sono di noi e sono quelle che i mercati finanziari riflettono indipendentemente dalle intelligenze artificiali o meno che sono già presenti sul mercato. Gestire bene le proprie emozioni. Alla prossima!